Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. È tutto pronto per il progetto di oggi? Andiamo a realizzare l'impianto di aspirazione per il lato destro del laboratorio. Per il banco Frisa, che devo ancora completare, per il banco Siga ci aggiorneremo più avanti con un impianto dedicato costruito direttamente sul carrello. Per un altro po' continuerò ad utilizzare l'impianto a ciclone che avevo predisposto per questo banco. Inizio assemblando tutti i pezzi stampati in 3D. Per questa operazione utilizzo bulloni a testa esagonale da 5 mm. Nella parte mobile della saracinesca è integrato il piolino del fine corsa. Con un saldatore a stagno e l'apposita punta inserisco gli inserti filettati nelle staffe che andranno montate al muro. Ultime misurazioni prima di tagliare il tubo che viene dall'aspiratore. E iniziamo l'installazione. Con una matita con la punta lunga vado a tracciare sul muro le posizioni dove andranno effettuati i fori. Avvito la staffa con fischer da 6 mm. Avvito la prima condotta dell'aspirazione che darà la posizione a tutti i tubi successivi. Per fissare i tubi in PVC utilizzo il silicone acetico per avere la possibilità di modifiche future. Se avessi usato il Tangit le giunzioni sarebbero state permanenti. Misuro e taglio gli altri pezzi che comporranno il condotto di aspirazione. Monto la prima saracinesca, dopodiché con lo stesso sistema della staffa di prima continuo a fissare i condotti al muro. Per le forature mi aiuto con questo pratico raccoglipolvere sempre stampato in 3D. Poiché lo spazio all'interno del laboratorio è minimo, inizio a collegare il tubo spiralato alla prima condotta installata in modo da poter riposizionare il mobile davanti e procedere con il tratto successivo. Posto la pialla per avere accesso al muro alle sue spalle. Monto la saracinesca e sempre con silicone acetico installo la curva a 45 gradi dove andrà installata la seconda tratta del tubo spiralato. Una volta presa la misura, con la sega a nastro mi taglio il tubo a misura finita. Con uno sbavino rifinisco il taglio e prima di siliconare il secondo tratto installo le staffe.
solito con una fascetta a nastro per fissare il secondo tratto di tubo spiralato. Aiuto con una taglia a bulloni per tagliare l'anima di acciaio del tubo spiralato. Collego la bocchetta della sega a nastro la bocchetta d'accendo sulla pialla. Eccoci amici, fare le riprese in uno spazio stretto è veramente difficile. Comunque il lato destro è completo. Come avete potuto vedere, ho lasciato due rami di aspirazione, uno che mi servirà sega a nastro e pialla, e un altro tubo che mi servirà la troncatrice e il trapano a colonna. Al momento ho lasciato collegata la sega a nastro, che è quella che utilizzo di più, e all'occorrenza attaccherò il tubo alla pialla. Mentre qui devo ridisegnare e stampare la bocchetta di uscita col nuovo diametro del tubo. Come al solito vi lascio in descrizione tutti i materiali e gli utensili che mi avete visto utilizzare per questa realizzazione. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi per darmi una mano a crescere e per rimanere aggiornati sui prossimi contenuti, che sono veramente tanti. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao!